13 morti, tutti tra i 20 e i 40 anni, mentre si cercano ancora corpi sotto le macerie. Difficilissimo il riconoscimento delle vittime, servirà anche il test del DNA. La Spagna è sotto shock dopo il terribile incendio divampato a Murcia, in due discoteche tra loro adiacenti, dove c'erano ieri mattina all'alba centinaia di persone, per lo più appartenenti alla comunità latinoamericana. Il dolore di un padre che diffonde il messaggio di sua figlia in discoteca insieme al fidanzato. La ragazza, 28 anni, pochi istanti prima di morire ha inviato un messaggio audio. Mamma, sto morendo, vi amo. Lo strazio, le fiamme, il fumo, le urla, il terrore, il caos. Alcuni sopravvissuti hanno dichiarato di non aver visto nessuna uscita di sicurezza segnalata. E mentre la Spagna si stringe attorno al sindaco di Murcia, che ha fissato 3 giorni di lutto, i vigili del fuoco proseguono gli accertamenti per individuare le cause del rogo, che si sarebbe sviluppato in seguito ad un cortocircuito. Le fiamme sarebbero partite da un locale dove era in corso una festa di compleanno, poi il crollo del tetto, il buio e il fuoco, che ha invaso gran parte del grande edificio.